Ciao a tutti ragazzi, allora oggi vi farò vedere come si smonta la pulegge. Allora vedete, ci vuole una chiave di una pinza, questo tipo qua, Tollisager. Ecco, come vediamo come è fatto questa pulegger. C'è il dado, quello che viene attaccata, adesso è smontato ovviamente. Poi c'è questa rondella piatta molto grossa e poi qui c'è il suo interno. Niente, si sfila semplicemente in questo modo. Vedete, sono tipo delle campane. Ecco, allora adesso smontiamo questo ingranaggio, fa tenuto con delle molle. Vedete, ci sono delle maglie di catena infilate in dei perni sulla questa specie di campana e si sfila piano piano, tirando un po' di qua e un po' di là, lavorando sulle maglie, viene via. Ecco, abbiamo la nostra campana vuota con i perni e il nostro ingranaggio di molle, che non so come si chiama. Comunque niente, ci sono queste tre molle messe nei loro buchi. Ci sono due buchi per ogni pezzettino di questi qua. Se ne sono tre pezzi, ogni pezzo c'ha due buchi. Sono attaccate lì. Eccola qua, la nostra molla che tiene l'ingranaggio qua. E così facciamo anche per tutte le altre. Smontiamo questa molla e quindi avremo tre molle e tre di questi pezzi ganasce, come vogliamo chiamarle. Eccole qua. Adesso invece vi farò vedere come si rimonta il tutto. Si prende la molla, poi si prende l'altra molla, si infila così, si rimonta di come era in partenza. Vedete, si infila nel primo buco, poi si prende l'altra molla, si infila nel secondo buco, facendo una specie di croce a triangolo. Poi si infila l'ultima molla ed eccolo qua il nostro pezzo. Adesso lo rimontiamo di nuovo sulla campana con i tre perni. Bisogna mettere i perni nelle maglie, quelle della catena lì. Ecco qua, lo regolo un attimo, non si vede, comunque lo sto regolando. Ecco, eccolo lì pronto per essere infilato. Ecco che stiamo procedendo per essere infilato nelle sedi questi perni. Molto semplice. Eccolo qua. Vedi, bisogna stare un po' lì a schiacciare, infilarlo bene, che tende a mettere da una parte, tende a uscire dall'altra. Comunque poi quando è messo, montato su, non ci sono problemi. Eccolo là. Adesso viene rinfilato nella campana ed eccolo qua pronto per essere montato. Voilà. Invece adesso ragazzi smontiamo il pezzo di sotto, che io sinceramente non ho mai smontato in vita mia. Comunque lo faccio adesso. Allora, adesso viene fuori questa, viene d'uso questa chiave qua Tollisager, perché c'è un sager che tiene il pezzo sotto e bisogna infilarlo lì proprio sul sager. Ecco, adesso vi farò vedere. Prima da una parte, poi dall'altra, poi si tiene premuto, si schiaccia, si apre questo sager e si toglie. Eccolo qua il sager nelle nostre mani. Bene. Adesso togliamo questo pezzettino qua, questa rondella, e poi cerchiamo di sfilare questo, che è un po' incasinato, ho trovato dura sfilarlo perché è tenuto da due perni. E in questo caso uso qui la pinza per sfilarlo. Non avete paura, non abbiate paura, tanto sto sforzando proprio minimamente solo per farlo uscire. Ecco, da una parte è uscito. Adesso procediamo dall'altra parte. È un lavoro quasi da artigiano di orologi. Ecco, vedete, piano pianino, aiutandosi con questa pinzetta che riesce a beccare gli angoli.
che è infilato bene in questi due. Ci sono due perni che lo tengono. Ecco, facendo un po' di gioco così. Ripeto, non abbiate paura, sto facendo proprio il minimo sforzo. Al massimo lo rigo al massimo. Ecco, eccolo qua nelle nostre mani. Anche questo è tenuto da due molle. Come potete vedere ci sono due molle. Eccolo lì, due molle. Uno di qua e uno di là. Quindi se noi vogliamo smontarlo basta sfilare le molle. Ecco, e si smonta. Poi si rimonta nello stesso modo in cui l'abbiamo visto. Ed eccolo qua, pronto per essere rimontato nei due perni, mi raccomando. Ci sono i due perni, sono due buchi, lì dove ci sono vicini nelle molle, 1 e 2. E così viene rimontato. Ed eccolo qua. Si mette questo cerchietto qui. E poi qui rimettiamo di nuovo il sedger, basta rimetterlo nelle pinze. Adesso qua non si vede, comunque lo sto imbucando nelle pinze, eccolo qua. E poi si fa pressione, si allarga, si fa pressione, esatto, così, un po' di sforzo. E poi con la punta della pinza lo si fa entrare nella sua sede perfettamente. Ed eccolo qua, pronto. Si rimonta il pezzo di sopra. Ed eccolo qua, pronto. Ciao a tutti, buon lavoro a tutti, ciao.